La filosofia di Giorgina è la trasfigurazione delle cose attraverso costumi, performance, gesti, movimenti, oggetti e soprattutto suoni. Quindi voi non state figurando, state trasfigurando. Cioè, per noi, per lei, non siete solo degli attori di teatro, siete i protagonisti di una vita che lei sta, come dire, sdoppiando, cioè sta presentando la vera vita del Sextantio per come la vede lei. Quindi è un'operazione molto autentica, profonda, cioè non vi sta facendo recitare per far riuscire la sua performance soltanto, ovviamente c'è anche questo intento, ma le piace proprio che le persone che vivono qua si immedesimino in questa storia, perché è una storia bellissima, cioè lei con questo tipo di dispositivo di senso che cambia però il senso delle cose riportandolo ancora più in profondità a quello che era il luogo, sta comunque facendo un omaggio per prima cosa a quelli che ci vivono, a quelli che ci lavorano, perché voi potreste vedere il luogo con occhi anche diversi rispetto a quelli con cui li guardate tutti i giorni. È divertente, ma soprattutto è profondo, cioè è un'operazione culturale molto seria. Quindi ve lo dico, ripeto, a vostro beneficio, perché può sembrare che meccanicamente in mezza giornata sistemiamo le cose e domani apriamo, ma in realtà c'è un pensiero molto più lungo in questa cosa, quindi ci interessa che voi vi sentiate coinvolti. Ma perché, parte dell'opera. Perché sì, perché siete protagonisti, cioè non perché, capito, c'è un motivo meccanico, ma c'è un motivo etico molto profondo. Tanto grazie per questo, perché viene fuori una cosa bella, cioè questo luogo ridiventa un patrimonio dell'umanità che è già così, perché lo avete trattato sempre così, da patrimonio, ma in questo modo si riapre al mondo, cioè nella percezione degli altri un hotel è un hotel. Sai quanta gente mi ha detto, ma posso venire domani al Sextantio? Cioè noi stiamo invitando tutto il mondo e questi mi chiedono se possono venire, perché la percezione che si ha degli hotel più belli e in generale e in particolare del Sextantio è di chiusura. E non al mondo, è di chiusura come elite, come fatto che questo è un hotel e la gente ci viene solo se paga. Invece l'intenzione del progetto, sin dagli albori, con Michele e con Daniele dal 2013, è quello di riaprirlo, non fisicamente, cioè non è che la gente deve venire qua ogni minuto, perché voi lavorate e gli ospiti dormono, ma che lo percepiscano come un loro patrimonio. Cioè che si rompa questa barriera psicologica, no? Che c'è tra loro e gli hotel. Gli hotel per loro sono luoghi chiusi, invece no, sono luoghi aperti. E questo ha una convenienza anche commerciale, oltre che culturale. Cioè, prima di tutto uno si sente parte di una tribù molto più allargata, che è il mondo che vi percepisce diversamente. E poi c'è anche un vantaggio, cioè se uno in hotel ci va più facilmente, scopre una cosa bellissima e può aumentare l'amore e l'energia che si diffondono, per esempio sui social, o raccontare l'hotel mentre prima non c'era mai stato. Insomma, ci sono una serie di valenze multiple. Ok.